Eccoci qua, ben trovati. Oggi parliamo di soldi. Abbiamo un ospite insieme a Maurizio Gori, il nostro amico giornalista. Ciao, Benvenuto, Umberto buongiorno. Alunni, che si occupa di banche. Buongiorno. Bentrovato Umberto, ma questi soldi, alla fine ce li ritroviamo in tasca o non ce li ritroviamo? Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Innanzitutto io mi occupavo di banca, quindi insomma Sei liberato, ti sei liberato. siamo in presenza di un'isteria, si sa, di una forza di inerzia, diciamo che così in qualche modo continuo ad andare avanti. Ovviamente la passione per il lavoro che ho svolto mi porta, diciamo, un po' a, no, a continuare a mantenere un po' viva l'attenzione. Soprattutto quando ci sono questi aspetti così, anche così particolari, se vuoi, no? Dove sostanzialmente si parla di fantastilioni e poi magari a valle c'è Io sono qualche. pieno di soldi in questo momento, ho le tasche piene, Maurizio. Ma le tasche piene potrebbero essere anche non di soldi, quindi insomma. Vero, vero. Vai, Maurizio. Bene, bene. Sì, senti, allora, per chi ovviamente non conosce Umberto, oltre ad essere un carissimo amico, è stato il direttore generale della Cassa del Risparmio di Pistoia e Pescia, oggi Banca Intesa, e comunque in tutta la sua carriera ha percorso vari ruoli nel mondo bancario, per cui meglio di tanti altri può aiutarci, secondo me, a capire un po' quello che sta succedendo, vero Furio? Perché qui ogni giorno, come si suol dire da noi in Toscana, parte un treno, però poi quando gli imprenditori si avvicinano a chiedere, poi saltano fuori le varie difficoltà. Innanzitutto io a te, che tu sei appunto un attento persona che Osservatore, eh. segue, osservatore di questo che sta succedendo. Ma qui a livello di partiti, sinceramente, non ti chiedo un'analisi dei partiti, ma comunque ci sono dei comportamenti che al cittadino della strada sembrano un po' schizofrenici, no? Questi soldi si vogliono in una maniera, si vogliono in un'altra. Cioè, che prospettive concrete ci sono per i cittadini che hanno bisogno di risorse finanziarie in questo momento, perché poi domani potrebbe essere tutto cambiato, lo sappiamo, rispetto alle richieste verso la comunità europea. Qual è il punto della situazione? Allora, innanzitutto, come diceva Vespasiano, pecunia non olet, no? Quindi spesso e volentieri si ha la sensazione che insomma, ci si insomma, infasci un po' su terminologie, su dialettiche, su diatribe particolari che forse magari però al cittadino interessano il giusto. Qui abbiamo due tipi di situazioni, poi eventualmente proveremo un po' a dinocciolarle. Cioè, la prima situazione è il rapporto tra il cittadino, che insomma, quello che ci sta un po' più a cuore, e lo Stato, cioè cosa sta facendo, cosa può fare il cittadino, lo Stato nei confronti del cittadino. Quindi questa è una partita che si gioca, oppure che si pensa possa giocarsi in casa. Secondo aspetto è poi lo Stato, ma lo Stato dove trova i soldi, no? In una situazione già così complessa, già così abbastanza, diciamo, farraginosa, dove ci portiamo dietro un fardello che si chiama debito pubblico, abbastanza importante, sicuramente molto più importante di altri stati. Quindi dovremmo, a mio avviso, per poter anche provare, perché questo non è assolutamente, provare a fare chiarezza e distinguere due mondi, il mondo del rapporto tra lo Stato e la comunità europea, e magari anche gli altri stati, se vogliamo, no? E soprattutto veniamo dai recenti esiti del Parlamento, insomma, del Parlamento europeo di ieri, che insomma probabilmente ce la dice un po' lunga su quello che sta avvenendo, e quello che poi succede tra lo Stato e i cittadini. E sono degli aspetti non completamente dissociati, non c'è un decoupling, come direbbero gli inglesi, sono aspetti molto correlati. Quello che purtroppo, e magari poi lo vedremo con calma, c'è da un po' da lamentarsi, è che i collegamenti tra questi due mondi non sono desmodromici, per chi ha passione delle moto, no? La Guzzi ha questa meravigliosa trasmissione desmodromica dove senza catena e senza niente c'è il rapporto diretto, no? Presidente Aldani, anzi. È giusto, è cardanico, chiamiamola come vogliamo, insomma, no? Qui non solo non c'è il desmodromico, forse neanche la catena, ma ci sono quelle cinte che ogni tanto escono dalla puleggia. Non so se
No. Da dove vogliamo cominciare? Cominciamo che qualcuno che parla con me sente lo Stato un po' distante. Tanta comunicazione, tanti numeri, però. Bravo, questa è un po' la sensazione che trovo anch'io, no? Perché poi probabilmente quando ci sono molte informazioni, molte fonti informative, probabilmente queste fonti si depotenziano, cioè, appalesano tutta la loro vulnerabilità. Allora, oggi come oggi, noi stiamo parlando di potenza di fuoco di 750 miliardi, sono queste voci, no? Ci sono 750 miliardi di potenza di fuoco, benissimo. Noi dobbiamo però capire se questi 750 miliardi sono il frutto di una comunicazione su Facebook, diciamo, fatta come intenzione, una comunicazione, diciamo, serale o notturna del nostro Premier, se a questo praticamente consegue una evidenza in gazzetta ufficiale, se a questo consegue ancora, diciamo, chiedo scusa, una plasticità, diciamo, dei provvedimenti, perché magari nel frattempo sono stati emanati anche decreti attuativi. Oppure ancora, tutte, diciamo, le associazioni, le strutture che sono coinvolte, nel frattempo hanno emanato i loro decreti attuativi e a valle c'è il cittadino. Quindi noi partiamo da 750 miliardi di annuncio a un qualcosa che praticamente il cittadino ancora non sta aspettando, no? Perché l'esempio più plastico, i famosi 600 euro che poi diventeranno 800 per le situazioni di maggiore impasse, mi riferisco alle partite IVA ovviamente che hanno perso buona parte del fatturato e quant'altro. Oppure ancora la forma, diciamo, di finanziamento più semplice, di prestiti più semplici, che sono i famosi 25.000 euro. Ovviamente 25.000 euro è un target, è un tetto, di fatto parliamo del Esatto, non per 25%. tutti è così. No, non per tutti è così, perché diciamo, ovviamente il limite massimo è il 25%, diciamo, del fatturato. Quindi stiamo parlando di situazioni che dovrebbero essere intorno a 10-15 mila euro medi come finanziamenti. Ecco, solo su questo ultimo, anzi, 600 euro, buona parte dei 600 euro sono stati già accreditati, no? C'è la manovra, quella di aprile, il famoso decreto Cura Italia. Quest'altro discorso, diciamo, che fa parte del decreto liquidità, quello di inizio aprile, ancora sta un pochino, diciamo, Sulla gratuità. in fase di partenza. 25.000 euro, siamo in una fase un pochino avanzata, ma per tutte le altre misure stiamo ancora molto indietro. Quindi purtroppo quando c'è questa comunicazione molto ridondante, no, fatta di annunci che servono qualche volta non tanto ai cittadini ma quanto alle altre posizioni politiche per lanciare dei messaggi subliminali, trasversali, tutto quello che finisce per ali, però come le ali alla fine volano via, insomma. Perché il cittadino se li sente già propri, no? Beh, Ha c'è detto un talmente tanto testo. bisogno che avere un annuncio di questo genere dice, beh, forse allora si risolve il problema. È un po' quello che sta succedendo anche per i mutui. Cioè, i mutui siamo sicuramente in uno stadio avanzato sulle sospensioni, però, per esempio, quello sulla prima casa entra in vigore per decreto solo se tu sai già da un anno che stai pagando le rate. Per chi l'ha accesso da 5 mesi, o la banca in questione fa un provvedimento ad hoc, come in caso di alcune banche, non nella misura, però, se no, non tutti potranno avere questo beneficio. E questo non è stato lanciato nelle notizie, Umberto, no? Correggimi se sbaglio. No, non è stato lanciato perché indubbiamente devono essere fatti dei discorsi trasversali e purtroppo devo dire che spesso e volentieri vengono fatte delle cose molto complicate che non si comprendono bene e distribuite su un numero importantissimo di pagine, perché non so se avete avuto modo di, insomma, di leggere, stiamo parlando di decine di migliaia di parole, no, che probabilmente alla fine devono essere interpretate, devono essere capite. Questo è un lavoro in più per tutti i consulenti del lavoro che indubbiamente si trovano anche in difficoltà perché molti di loro non saranno assolutamente pagati, perché guardate, il 30% delle
partite IVA, questo perlomeno sono indicazioni che vengono date, e il nostro territorio non ne sarà scevro purtroppo. Il 30% delle partite IVA avranno difficoltà a riaprire. Quindi tutti Te lo questi. volevo chiedere, cioè quanti morti rimarranno, tra virgolette, morti? Sono parecchi morti, soprattutto diciamo, se vogliamo potremmo fare anche un passaggio nei nostri territori. I nostri territori ovviamente sono veramente un pochino in difficoltà, con delle macchie diciamo, di operatività differente. Se partiamo da Lucca, no, Lucca per esempio ha un beneficio perché ha continuato a lavorare nei settori un po' strategici. Ovviamente sto parlando del sanitario e del cartario, tutti questi settori in qualche modo hanno continuato a lavorare e stiamo parlando, dati Confindustria, di oltre di circa il 30, 38, se non ricordo male, 35-38% di aziende che sono aperte. La media di Lucca, Pistoia e Prato è, se non ricordo male, intorno al 22% di aziende che rim sono rimaste aperte, ma con una grossissima vulnerabilità su Prato, perché Prato, le Bravo, logiche Ateco, cioè vestiti, cioè alla fine. bravo, bravo, ma le logiche Ateco, diciamo, penalizzano moltissimo Prato, perché considera che Prato sta al 12%, dati Confindustria, delle aziende che hanno possibilità di lavorare. E questo indubbiamente che, rischia di degradare il de profundis. Ecco perché poi per il settore moda negli ultimi giorni ci si sta muovendo tantissimo per cercare, diciamo, di recuperare, di fare in modo che la data, diciamo, della fase 2 possa essere anticipata, previo ovviamente una serie di attenzioni, dei quali già gli imprenditori hanno detto volersi fare carico, no? Sì, anche lo stesso Biffoni ha fatto una lettera a Conte dove ha proprio chiesto esplicitamente questo fatto qua. Purtroppo quando in una situazione come Prato c'è una situazione centripeta in un'ottica di distretto, chiaramente quando quel distretto è colpito è un problema. E ricorderemo, diciamo, agli inizi del 2000 quando le aziende si sono dimezzate, no? Per quella razionalizzazione che c'è stata. Ecco, dobbiamo pensare che insomma, la situazione di gravità non dovrebbe essere così inferiore a quella data, a quel periodo, se non ci si appresta a lavorare in questo senso, perché questo evoca un'altra vulnerabilità di queste manovre, di tutto questo set di manovre e di tutti questi fantastilioni. Di tutti quei soldi non c'è, a parte ovviamente le sovvenzioni che vengono fatte ai privati, non c'è un euro a fondo perduto per le imprese. Questo è il Tant'è problema vero, sociale. Volevo fare una domanda che magari potrà sembrare anche simpatica o sciocca, non lo so. Un piccolo artigiano, no? Io e Maurizio siamo due artigiani della comunicazione. Consiglieresti, pur sapendo dove andare a toccare per migliorare il lavoro, un indebitamento minimo controllato a una categoria come la nostra, magari? c'è un problema su questo discorso, c'è un problema etico. C'è un problema etico che è sollevato, e a mio avviso, nella fretta, nella velocità, ovviamente abbiamo tutti gli edulcoranti, non è stato preso in considerazione. Perché anche il discorso dei 25.000 euro, per i quali c'è una garanzia al 100% da parte dello Stato, ma guardate, ci sono delle aziende. Prima di passare alla vostra situazione dove voi avete un magazzino free, no? Cioè non siete depositari di magazzino. Quindi eventualmente potremmo pensare a logiche di danno, di lucro cessante, cioè ma non di un danno emergente che deriva, diciamo, da una situazione, no? A meno che non si sta parlando, diciamo, di un indebitamento normale per quelle che possono essere ovviamente i materiali per. Ecco, no? Però volevo dire, immaginate chi si occupa di merce deperibile. E merce deperibile, guardate, è anche la moda, perché la stagione, cioè invernale, se non parte la stagione estiva, tutto quello che hai in magazzino, cioè non conta più niente, no? Ecco, per non parlare ovviamente, diciamo, di situazioni agricole per i quali comunque ci sono state delle esimenti abbastanza importanti e tanti danni non ci sono stati.
Ma nell'industria primaria, cioè dove sostanzialmente si prende la roba, scusate, io faccio, parliamo in maniera molto semplice, in maniera, insomma, si prendono materiali agricoli e si trasformano, vedi, pasta e tutte le altre cose, e magari non mi metti nella condizione di lavorare, il problema è molto serio, perché il mio magazzino si deperisce. Quindi per fare anche un po' eco alla tua domanda, no? Con cosa pago? No, il prestito che prendo se non ci ho fatturato al quale attingere. Questa è una cosa molto, molto, molto seria. E ecco perché, a mio avviso, in alcune situazioni ci dovrà essere un'emulazione di Germania e di Francia che hanno previsto, perlomeno per le piccole situazioni, prestiti a fondo perduto. Scusate, sovvenzioni a fondo perduto. Sovvenzione, certo. Ecco, perché poi c'è anche l'altro. Come tanti anni fa, scusate, ti interrompo, c'erano anche qui in Italia, poi sono andati piano piano a scomparire, ma in vari settori esistevano tramite dei vari organismi, Camera di Commercio o istituti regionali. Cioè, del resto, se io non, oggi non ho guadagnato e non guadagno per 3 mesi, te mi sposti le scadenze, tutto, ma poi di fatto io l'utile di 3 mesi l'ho perso e non lo recupererò più. Questo è il punto. Però mi pare che al momento questa ipotesi non sia stata presa in considerazione, Umberto. Quella di. No. No, ritornando al discorso di prima, tutti i messaggi di comunicazione che si faceva prima, c'è una intenzione, ecco, non c'è una comunicazione, c'è una intenzione, che è un altro argine della comunicazione, no? Parlo ovviamente del ministro Patuanelli, che ha ipotizzato la possibilità, diciamo, di insomma, aprire il varco anche alle logiche, diciamo, del fondo perduto. Vedremo come ovviamente vorrà fare, ma stiamo parlando, diciamo, di intenzioni. Ad oggi, con il decreto Cura Italia di marzo, il decreto di liquidità di aprile, non abbiamo niente, al di là ovviamente degli interventi dei famosi 600-800 euro, cassa integrazione, eccetera, che offra il fianco a logiche di fondo perduto, che secondo me è una vulnerabilità grossa. Un'altra vulnerabilità è il tempo entro il quale dovranno essere restituiti questi prestiti. Esatto. No? Perché un periodo, diciamo, di preammortamento che può essere, se non ricordo male, 18 mesi, ma comunque un arco di 6 anni, di 72 mesi, sono un arco assolutamente, a mio avviso, assolutamente irriguardoso e irrispettoso della caduta di fatturato. Perché guardate, non c'è solo un problema di caduta di fatturato, c'è un problema di caduta delle relazioni, che è un Assolutamente. discorso giusto? Che è un discorso molto molto importante. Quando praticamente finisce la guerra, esci fuori e dici: allora, qui dovevo andare a prendere questi bulloni, non ci stanno più, vado da un'altra parte. E poi chi me li compra? E nel frattempo, in presenza di un trattamento asimmetrico nei rapporti con le imprese, mi riferisco ai vari stati, altri stati magari sono più concedenti dei nostri nei confronti delle imprese, quindi stanno continuando a lavorare. E chi poteva avere bisogno dei prodotti delle nostre imprese, e magari ha necessità insomma, di averli subito, se non glieli diamo noi perché siamo chiusi, vanno da un'altra parte. E Certo, indubbiamente questa non è una perdita di fatturato di 3 mesi, è una perdita di fatturato ad libitum. prima di ricreare i rapporti col cliente, se ce la fai, passano degli anni. Anche perché magari qualche cliente che sapeva o avevi non c'è più, non se la sente più neanche di investire per cosa, perché non ha neanche da investire. Cioè, Quindi, secondo me, al momento non si è considerato le difficoltà nella prospettiva futura che ritorni un certo tipo di circuito commerciale. Penso, tanto per fare una battuta, Firenze, il circuito turistico degli studenti americani a Firenze, ma chissà quando li rivedremo. E voi sapete benissimo quanto portava di lavoro a Firenze e dintorni.
anche nelle altre province. Quindi, cioè, quanto ci vorrà per ricreare quel circuito produttivo? E se io prendo 25.000, ma dove ci vado con 25.000? Non ci arrivo a che mi ritorni gli studenti. Questa è la riflessione, mi sembra, che tu dicevi, Umberto. Cioè, dobbiamo pensarci bene prima di prenderli. Sì, hai colto nel segno, ma ovviamente questa, diciamo, è una mia riflessione, non vuole ovviamente essere un diktat, però spesso e volentieri questo tipo di situazioni generano il cosiddetto moral hazard, cioè nel senso riprendo, poi vediamo, tanto c'è la Allora garanzia al vediamo, eh. 100%. Questo ovviamente è un discorso che crea, lacera, a mio avviso, una lacerazione nel tessuto economico, nel tessuto connettivo. Abbiamo lavorato tantissimo tempo, dal 2008 ad oggi, per 12 anni, magari con dei passi sbagliati, con delle situazioni che potevano essere assolutamente perfettibili, però abbiamo lavorato per poter individuare, accedere verso un sistema economico sostenibile, cioè che, no, nella logica green, in situazioni, diciamo, cercando di allentare anche un po' le tensioni nei rapporti tra imprese e banche. Cioè, c'è stato tutto un percorso, a mio avviso, virtuoso. Non abbiamo ancora in 12 anni recuperato il PIL, diciamo, ante il 2008, diciamo, quello slancio, quella snellezza del 2008, perché, come dicono gli economisti, insomma, ci è voluto del tempo e da qui in avanti probabilmente non sarà meglio, perché la curva di ripresa, noi riportando, diciamo, dati anche dei giornali, ci sarà insomma, un deficit dell'8-9%, il deficit PIL, che sarebbe, diciamo, il debito su quello che andiamo, sul fatturato Italia, passerà dal 134-135 al 155. E questo apre il varco ad ulteriori elementi di difficoltà, perché noi possiamo anche provare ad andare, diciamo, nei tavoli di trattative facendo finta di avere la pistola e metterla sulla scrivania. Certo. Ma poi, se la pistola è di carta, ci prendono anche in giro. Esatto. No? E quindi torniamo al discorso pecunia non olet, Non si e se può fare vorrete giocatori. potremmo. Non si può fare giocatori. Ora non si può fare giocatori. Senti, No, perché. Umberto, per chiudere anche un po' la chiacchierata, Sì. ripartendo dal punto iniziale, in una battuta, MES o non MES? E quali sono le condizioni per il nostro paese? Con una battuta da umbro, me sa de sì, nel senso. Allora, me sa che sì, noi ci lasciamo così con una battuta simpatica. Grazie mille. Poi a risentirci, Umberto, perché credo che con tutti questi cambiamenti ci sarà occasione di riconfrontarsi grazie al tuo occhio di lettura particolare, insomma, ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Ciao, ciao. Buone cose, buone cose.